Una creatura della palude simile a un pesce sorprese gli eroi col suo aiuto. Diede loro una fiala contenente un po' di magia, sebbene ancora non potessero sfruttarla. Seguendo il consiglio della sirena, Amadeus, Pontius e Zoia si fecero strada fino alla foresta dei mirtilli. Amadeus, sai dire cosa c'è nella fiala? È un liquido luminoso, chiaramente magico. Quanto a cosa faccia, non ne ho la minima idea. Eroi del Train! Trovate il mio albero nella foresta e vi aiuterò! Questa è la foresta più magica in cui sia mai stato. Immagino faremo un altro incontro ittico. Andiamo dal fratello della sirena. Saprà lui cosa farci. Caro Sir Pontius, vi invitiamo al torneo di mangiatorte presso il villaggio Torpietra. Il villaggio e le torte non presentano tracce di goblin. Se ce ne fossero, siamo consapevoli che li colpireste con la vostra spada. PS, non si tratta di una trappola. Oh, che brave persone ci sono a Torpietra! Thank you.
Lasci vedere la zampa, signor orso. Ci stiamo fidando un po' troppo di questi spiriti dei boschi. Se non altro hanno un piano di qualche tipo. Io non saprei neanche da dove cominciare per aiutare il principe, sempre ammesso che lo troviamo. Neanche i maghi, e la loro soluzione è stata rinchiuderlo nelle segrete dell'Accademia. Erano sicuramente in buona fede, ma col senno di poi è stato un errore. Quindi procediamo a casaccio sperando che tutto volga per il meglio. Un classico. Salve ancora, signor Orso!
ricordate perché aiutiamo il principe? Perché siamo eroi! Salviamo la gente! Al suo posto, se fossi maledetta, non vorresti essere lasciata in balia di te stessa. In questo regno non sono in tanti quelli che potrebbero aiutare Selyus. Coi nostri straordinari poteri dovremmo almeno provarci. Oltretutto, così facendo, aiuteremo tutti, perché una volta calmato il principe, gli incubi spariranno. D'accordo, avete vinto. Oh no! E tu come sei finito qua?
L'orso si arrampica sugli alberi meglio di me. Gli metti un cappuccio bianco ed è uguale a Zoya. Non ho veramente parole per questo.
voglio portarmelo dietro in questa avventura. Temo che non sia magico come noi. E se le cose si facessero spinose o pelose? Molto meglio che rimanga nel bosco, eh? Grazie per aver aiutato i nostri amici della foresta. In cambio, vi darò un po' della mia magia. Ma non è abbastanza per spezzare la maledizione del principe. Per farlo, dovrete completare la pozione. Cercate mia sorella maggiore nella foresta delle fate. Grazie infinite, signor Albero.